Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. Ci sono tre volti dell'ipocrisia che Gesù smaschera nel Vangelo di oggi e che non dobbiamo sentire rivolte, quasi per chiamarci fuori, solamente ai suoi interlocutori religiosi dell'epoca, ovvero ai farisei e agli scribi. Le parole di Gesù, infatti, si rivolgono ad ogni uomo e ad ogni donna religiosi di ogni tempo e luogo, che corrono costantemente il rischio di perdere l'essenziale a causa di questi tre volti dell'ipocrisia. Si rivolgono a noi. Innanzitutto, il primo volto dell'ipocrisia consiste nello smarrire il centro, perdere di vista il cuore del rapporto con Dio e con il prossimo, ovvero la giustizia e l'amore, per far consistere tutto in quegli aspetti, certo necessari ma marginali, quando si smarrisce ciò che è essenziale. Ci sono comportamenti nella vita di una persona religiosa che devono rivelare e manifestare l'autenticità del rapporto con Dio. Ma quando questi elementi perdono il rapporto con il centro della parola di Dio, allora diventano ostacoli e schegge impazzite, e si vive in una sorta di schizofrenia umana e religiosa. Il secondo volto dell'ipocrisia consiste nel dare valore unicamente all'apparenza. Vivere per farsi vedere, perdendo quella dimensione del segreto nella quale vive e respira l'autentico rapporto con Dio. È nel segreto che vive la verità e solo a partire dal segreto essa si può manifestare all'esterno. L'autentico rapporto con Dio e con gli altri va coltivato a partire dal segreto del cuore. È lì che scopriamo la verità delle nostre intenzioni. È la tentazione di chi vuole a tutti i costi il primo posto per sé all'esterno, senza valutare però se Dio ha il primo posto nel proprio cuore. Infine, il terzo volto dell'ipocrisia consiste nel mettere pesi insopportabili sulle spalle altrui. Anche questo è un rischio dell'uomo e della donna religiosi di ogni tempo. Non si rischia solo di non essere autentici nel segreto del proprio cuore, ma anche di pretendere dagli altri quella autenticità e radicalità che noi non viviamo, ponendo sulle spalle altrui dei pesi insopportabili, quasi come volessimo far pagare agli altri il prezzo della nostra infedeltà e della nostra mediocrità. Tre volti dell'ipocrisia che possiamo vedere in positivo nella vita stessa di Gesù. Egli è colui che ha vissuto fino in fondo la centralità della misericordia e della giustizia nel suo rapporto con gli altri e con Dio. Egli è colui che ha scelto l'ultimo posto, venuto per servire e non per essere servito. Egli è colui che ha chiamato a sé tutti gli affaticati e gli oppressi, per consolarli e dare loro riposo, dal momento che il suo giogo è soave e il suo peso leggero. Lasciamoci attrarre da Gesù per essere suoi discepoli e vincere ogni giorno l'ipocrisia che può annidarsi in noi.
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.